Buongiorno, sono qui con Olaf, come al solito, e oggi è martedì, sono quasi le 8, Francesco è uscito per andare a scuola, io sono ancora qua perché oggi ho un orario diverso, faccio dalle 9:30 alle 12:30, perché come vi dicevo la bambina è in DAD e dalle 10 resterebbe sola fino all'arrivo poi della nonna. Siccome, come dicevo, dorme solitamente fino a tardi, e per non farla, insomma, per non disturbarla e farla venire prima, mi hanno cambiato l'orario in modo che lei arriva e io vado via. Quindi adesso appunto sono le 8, io partirò di casa alle 9:10 circa. E quindi ho un'oretta di tempo, comincerò a fare un po' di faccende in casa e farò colazione e mi vesto magari anche perché mi sembra il caso di andare in pigiama. Volevo provare una cosa che ho scoperto ieri sera guardando un video ASMR che si possono mettere delle goccine di olio essenziale e sulla lampada di sale. Poi la lampada di sale accesa ovviamente si scalda e dovrebbe evaporare il profumo e quindi appunto Olaf, mamma mia, e emanare appunto il profumo dell'olietto essenziale, quindi voglio provare. Ok, fatto. Poi vi farò sapere se funziona. E anche se prima di uscire le spengo, anche perché apro le finestre, eccetera. Poi se torno insieme a Marco, mi sgrida se lascio la lampada di sale accesa perché secondo lui consumano tanto. Non lo so, sinceramente, ma mi sembra strano che consumino tanto. Allora, sono le 8:30, mi fermo per fare colazione. Caffè, latte e biscottini. Ho i rigoli che sono molto molto buoni. C'è una bellissima giornata di sole oggi, che bello. Allora, sono le 8:58 minuti, quindi mi sono rimasti 12 minuti. Ho fatto tutto, ho spolverato, passato l'aspirapolvere, lavato il pavimento. Ovviamente non ho fatto i bagni oggi. Mi sono vestita, mi mancano le scarpe e sì, direi che ci siamo. Prendo delle caramelle. Olaf, che c'è? Mi metto in tasca delle caramelle perché poi mi vengono degli attacchi di fame. E poi apro le finestre e voglio mettere la candeggina nei water, così si sbiancano. Mi è arrivato un messaggio vocale dalla proprietaria di casa di 2 minuti. Mio Dio, cosa mi avrà detto in 2 minuti? Ah, ma sì, no, aspettate, la candeggina la metto dopo perché prima di uscire vorrei anche fare la pipì magari. Allora, ok, apro le finestre, faccio la pipì e metto la candeggina nei water. Ok, fatto tutto e sono le 9:07, mi sono preparata un sacchettino con le carote, l'ho preso via la porta, se no me lo scordavo di sicuro, da lasciare alle nutrie mentre vado, quindi parto così posso fare con comodo e sì, ci siamo. Giubbino, metterò questo, non so, credo che non faccia freddissimissimo stamattina, perché comunque c'è un bel sole. Ehi Google, quanti gradi ci sono? A Viareggio il termometro segna 10 gradi. Beh, buono, buono, molto buono, sicuramente avrò caldo. Guardate che splendida giornata oggi.
finito. Giù c'è Marco che mi aspetta. Oggi pomeriggio non devo andare da sua mamma perché è qui e starà qui fino alle 5 come minimo. Quindi oggi pomeriggio sono libera e da lei ci vado domani pomeriggio. Eccola qua, rinsecchita dal freddo. Ho fatto la sborona. Sono venuta giù senza giubbino. Sarà 14 o 15 gradi. Ma c'è vento. Non è che ho proprio freddo. Ho capito, ma c'è la borsa, non voli. Ti fa peso. Io non volo, poi se voli ti attacchi a me, non voliamo sicuro. Non è il volare il problema, è il freddo. Io sto bene. Non avevamo dubbi. Chi? Noi tutti. Noi tutti. Guarda com'è carino. Sì, un coso tra un zerbino e una chiudellola del fuoco. Non è vero, è bellissima la roba. Bellissima, guarda, non aspettate. Comunque, ora mi preparo qualcosa da mangiare mentre aspetto che arrivi Francesco. Stamattina poi dalle nutrie, insieme a me è arrivata un'altra signora con due sacchetti pieni di roba, ha portato pane e insalata. Quindi stamattina le nutrie proprio, c'erano anche le anatre tra l'altro. Stamattina hanno fatto festa proprio. Ah, sto molto meglio dopo aver mangiato. E vi ricordate l'allergia che vi avevo detto che mi era uscita qui sulla mano? E il prurito mi è passato, però cioè, sta degenerando questa cosa. E cioè, è proprio una roba strana. Vediamo. Cioè, vedete com'è ridotta la mia pelle? Ed è piena di tagliettini. Un po' anche qui. E Marco mi ha fatto venire in mente che qualche sera fa, mentre raccoglievo la cacchina di Hope, mi sono sentita bucare dall'ortica. Ora, io chiedo a voi. È possibile, perché non mi era mai successo, quindi non lo so, è possibile che l'ortica mi abbia fatto questa roba qua? Ora finalmente vado a fare la doccia e poi lavo i piatti e poi dopo con Marco andiamo di nuovo alla COP. Allora, scusate, sono in bagno davanti alla stufetta che ora ho spento perché ho fatto la doccia. Vi volevo far vedere meglio questa irritazione che ho sulla mano, che qui si vede un po' meglio. Boh. Ta-da! Dopo la doccia mi sento rinata, anche se c'è uno sbalzo di temperatura dal bagno al salotto, che ora ho freddo. Ma se accendo il riscaldamento, Marco mi dice che sono pazza, perché effettivamente ci sono 14 gradi oggi, fuori c'è il sole. Quindi, vabbè, provo a resistere. Comunque, sono le 3:15, vado a lavare i piatti, prima non me lo scordo. Piatti lavati, ora faccio una piccola merendina, caffè e latte, con i cereali. La Morgana è impazzita. Ho questi cereali qui, che sono i Lion, che avevo preso per Francesco. Che gli piacciono, ma insomma, quindi li mangio io, a me piacciono. confermo che l'olietto essenziale sulla lampada già accesa inizia a profumare. Adesso si sente il profumo, dopo un paio d'ore che sono accese si inizia a sentire. Comunque, forse andiamo anche alla Funnel. Sapete quell'erborista che mi aveva dato le goccine per l'ansia? Quando ero molto molto in ansia e preoccupata per Francesco. E siccome le avevo promesso che sarei tornata a darle notizie, e appunto volevo tornare e portarle una piantina in regalo, perché lei mi aveva regalato le goccine, vi ricordate? E insomma, per ringraziarla volevo portarle una piantina e darle le buone notizie. E
E poi magari farmi anche dare qualcosa che mi dia energia per affrontare il lavoro. Allora, siamo usciti, siamo andati a fare gas e Marco si è scordato il portafoglio a casa. Per fortuna io avevo qualcosa dietro. Abbiamo fatto gas, ora siamo tornati a casa a prendere il portafoglio. E è sorto un dilemma perché io volevo prendere la piantina, portarla a quelle dell'erboristeria per ringraziarle che appunto mi avevano dato le goccine, me le avevano regalate. Solo che ho pensato, ma non lo so, cioè mi sento un po' una scema a portare la pianta perché loro vivono praticamente in una foresta, non hanno un giardino, hanno una foresta, quindi boh, mi sembra, non lo so, non so, boh, che pianta, mi sembra un po' una presa per il culo portargli la pianta. Quindi avevo pensato a dei pasticcini, però anche lì, metti che sono vegane, vai lì a trovare ora a quest'ora dei pasticcini vegani. Per sicurezza. E allora avevamo pensato a dei cioccolatini, ma anche lì una confezione carina di cioccolatini dove si può trovare? Non lo so. È in atto il dilemma. Alla fine abbiamo optato per una piantina. Bulbi di giacinto. Però è carina, dai. È molto carina, peccato non si vede, ma è carina. Dai, accendi la luce. Ta-da! Dai, è carino, no? Sì, molto. Pensierino. Mentre ci investono. Dunque, abbiamo preso un pacco di pane a pente, pane per hamburger, pasta e fagioli. E questa Ah, sì. pasta e fagioli. Merendine, pan di stelle. Ho ripreso questi burger troppo troppo buoni. Che erano buoni, sì, devo ammettere. Ah, sì, lo hai mangiato anche tu. Due Metà, allora. pomodori, broccoli, cioccolata con granella di nocciole, formaggio grattugiato, grana padano, mozzarella fior di latte, Filoncino. un filoncino di pane, poi insalata, yogurt alla stracciatella, carotine alla julienne. Che stai a dire? Oh. Besciamella, un sacchetto di arance. Poi abbiamo preso quattro bei finocchi, una passata di pomodoro e poi pistache zero al limone e Fanta zero. Basta. Allora, abbiamo portato giù i cani, ora metto il pigiama e mi faccio i broccoli gratinati. Un ritualato. Ah, mi sono dimenticata di dirvi, la signora dell'erboristeria era molto molto contenta della notizia e si è quasi commossa. E niente, vi saluto e vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.